i telegrafi ad indicazioni fugaci non lasciano traccia dei segni trasmessi, salvo la trascrizione fattane di mano in mano dall'impiegato che attende al ricevitore. Non è perciò facile il controllo dei dispacci, né le ricognizioni degli errori dipendenti da cattiva interpretazione, da inavvertenze o da distrazione. Nei telegrafi scriventi le parole vengono invece impresse con segni convenzionali, sopra una lista di carte.